Bentrovati, è l'anteprima di Contropiede, tutti i colori del calcio. Il cappellino matto è quello di Giuseppe Iachini. A Napoli serve la partita più che perfetta per battere gli uomini di Maurizio Sarri. Iachini che si è ripreso il Palermo dopo il pareggio contro l'Inter, dopo la vittoria sul Bologna al Dall'Ara. È tornato anche il gioco, sarà soltanto merito di Enzo Maresca, lo scopriremo solo vivendo, come si può tranquillamente dire. Contro il cappellino matto, invece, l'uomo con la tuta è Maurizio Sarri, è sicuramente la sorpresa di questo inizio di stagione. Aveva allenato l'Empoli, aveva dimostrato in provincia di essere un grande conoscitore di calcio. Adesso ha portato il Napoli a ridosso della prima posizione con vista scudetto. Due tecnici dunque che sono stati abituati a sfidarsi in Serie B, ma ovviamente l'Empoli non è il Napoli fosforo svedese, perché Giuseppe Iachini si affiderà al centrocampista della Svezia Under 21 e si è affidato al centrocampista della Svezia Under 21 in queste ultime partite. Accanto a lui Rigoni, hanno protetto la difesa ma hanno liberato anche la fantasia di Franco Vasquez, e invece il Napoli conta su Gonzalo Higuaín. Se il Palermo ha Alberto Gilardino, che sta pian piano entrando in forma, questo signore qua è diventato davvero un cecchino infallibile con Maurizio Sarri. Però al San Paolo bisognerà stare attenti anche ad Insigne, Callejon e Mertens. Poi se ne è tornati a parlare di stadio, di nuovo stadio a Palermo. Sembrava, dopo quelle 12 righe dell'amministrazione comunale alla società di Viale del Fante, tutto tramontato, e invece c'è stato un riavvicinamento finalmente tra il presidente Maurizio Zamparini e il sindaco Orlando. Pare che ci sia un nuovo progetto, pare che finalmente si possa realizzare qualcosa di importante, e forse è la chiave per la sopravvivenza del Palermo, a prescindere da Zamparini. Un Palermo che però deve decidere se stare alla destra o alla sinistra della classifica, nella parte alta o nella parte bassa, decidete voi. Deve farlo per dare una risposta soprattutto a se stesso. E allora, dopo la sigla, tra le righe con Gualtiero Sanfilippo, è il Palermo che deve decidere da che parte stare. Io ti ho dato il mio cuore. E io ti ho dato 90 milioni per questo. Agghiacciante quello che dico, però questo non importa. A me non mi piace prostituzione intellettuale. Vi amo e viva la Rai. Attaccare! Non sono mollo, ma le mollo. Anche capisco più Mourinho perché si incazza quando viene qua. Ci giochiamo le mutande! True! Fanno le cose regolari come è la regola e si va tutta a più. Vittoria o sconfitta non conta, perché quest'anno il Palermo ha un solo obiettivo, la salvezza. E quest'anno, rispetto agli altri anni, forse c'è una consapevolezza in più, che più di questo non si può ottenere. Nonostante il Palermo abbia un presidente vulcanico, ambizioso oltre misura, come Maurizio Zamparini. Beh, certo, magari spunterebbero pure quei tifosi sognatori che ci sono, quelli che parlano di Europa, scudetto. Se Jonathan Livingston fosse stato tifoso rosanero, beh, lui certamente sarebbe andato allo stadio pensando che il Palermo potesse concorrere per il primo posto. Ma Jonathan Livingston purtroppo non è tifoso rosanero. Jonathan Livingston è un gabbiano. Un gabbiano protagonista di questa storia. Richard Buck, appunto. Il gabbiano Jonathan Livingston. Un gabbiano diverso dagli altri suoi compagni di stormo. Perché mentre gli altri si servono del volo solamente per procacciare il cibo, lui vuole ottenere il volo perfetto. Vede nel volo lui qualcosa di più elevato. Lui vuole raggiungere altezze impressionanti che gli altri non possono raggiungere. E lui si esercita, vuole diventare il migliore. Ed è per questo che tutti lo rimproverano. Gli dicono di stare calmo, di non fare cose esagerate. Addirittura a un certo punto
gli anziani dello Stormo decidono di esiliarlo. Perché? Perché è un diverso. Perché Jonathan Livingston è un sognatore. E c'è pure una parte del libro che fa capire che lui non se ne pentirà di questa sua decisione di essere il migliore. Ed egli imparò a volare e non si rammaricava per il prezzo che aveva dovuto pagare, perché scoprì che erano la noia, la paura, la rabbia a rendere così breve la vita di un gabbiano. Bene, il Palermo in questo momento si trova in volo. Deve semplicemente scegliere a che altitudine volare. Parte alta della classifica o parte bassa? Rientriamo a contropiede, siamo in diretta su TRM 13, in streaming su trmweb.it, le repliche le potrete rivedere su Med 1 e poi ovviamente la puntata intera quando volete sul canale ufficiale di YouTube, cercateci TRM Web Sicilia, bentrovati, una puntata speciale perché domani si torna in campo con il turno infrasettimanale con il Palermo che gioca al San Paolo di Napoli. Intanto vi presento, anzi saluto subito Gualtiero Sanfilippo. Prima Gualtiero, però mi perdonerai, è ritornata Ilenia Sanicola, assente nella puntata di venerdì. Ciao Ilenia, come stai? Ciao. A parte la voce manca oggi un poco. Allora. Sì, merito, perché comunque è un merito di Gilardino, ecco. mi ha fatto urlare, vabbè. Però sono tornata. Va bene, allora a questo punto il vero test è la voce di Gualtiero Sanfilippo, bisogna vedere se Gualtiero Sanfilippo è afono come me. Ah, ma c'è tutto a posto stasera, grazie, ciao a tutti. Ciao Gualtiero. Sì, adesso... vai, per poi tu, dai. Vuoi dette le partite? Sì, cioè, direi. Tante partite questa sera e quando mai, aggiungerei. Si gioca la Serie A, Bologna e Inter stanno ancora sullo 0-0. Vi dico le partite intanto di Serie A, poi vediamo tutte quelle della Serie B che si stanno giocando. Domani Atalanta-Lazio, Frosinone-Carpi, Milan-Chievo, Napoli-Palermo, Roma-Udinese, Sassuolo-Juventus, Torino-Genoa, Verona-Fiorentina, Sampdoria-Empoli, tutte rigorosamente alle 20:45. Invece si sta giocando la Serie B, siamo all'intervallo di Avellino-Ascoli 2-0, Cesena-Como 2-0, Crotone-Brescia 1-0, Entella-Livorno ancora sullo 0-0, Lanciano-Salernitana 1-2, Latina-Ternana 0-0, Modena-Spezia 0-1, Perugia-Cagliari 0-0, Provercelli-Bari 0-0 e il Trapani è sotto di 2 gol contro il Vicenza. Bene, mi fate partire subito invece con la chat di WhatsApp, il gruppo Contropiede Live, lo sapete, mandate il vostro nome e cognome al 393-125-1425 qualora voleste entrare anche voi in questo gruppo e commentare insieme a tutti gli altri tifosi i temi della puntata. Cara mia Ilenia, fatemi partire subito bene perché già vedo sullo sfondo una bella foto. Esattamente, c'è una foto di una torta. Comunque invitiamo diciamo, a capire di chi è la torta, quanti anni ha fatto la cosa e che facciamo sappiamo. I complimenti alla esatto. Torta che manda Stefano Scalici. La cosa importante è che c'è Santa Rosalia, direi, sì. Eccola là, quindi la torta. Torta bellissima. Diteci intanto com'è, se è buona, se non è buona, quanti anni fate, insomma tutto il resto. Allora, occhio perché per voi, visto che... Non ci credevate la settimana scorsa, ci abbiamo scherzato. Adesso mi raccomando, state buoni, ora capirete perché. Continuate a commentare, miscredenti, perché vi abbiamo letto anche durante le ore di non diretta. Ben trovato al responsabile delle produzioni sportive su TRM, Salvatore Geraci. Ciao Salvatore. Buonasera. Lo sapevo. Cioè... Buonasera, la voce ce l'ho buona. Non poteva essere altrimenti. Ben trovata, la vediamo ogni giorno alle 20:20 su TRM 13 con una rubrica dedicata ai tifosi del Palermo, chiaramente, ma direi a tutti. Stefania Scordio, io sono Rosanero, ciao Stefania. Buonasera, Stefani. Grazie dell'invito Luca, grazie mille. Come stai? Bene, molto bene. Vabbè. Quindi, no. Va bene, guarda, neanche lo dico, direttore di RetePalermo.it è venuto a trovarci con grande piacere, Alessandro Rubino.
Piacere essere qui, la voce ce l'ho, dai, tutti. io sto bene. Ora, intanto dobbiamo salutare con grande affetto Pinuzzo, che ritornerà venerdì. Questa sera non è potuto essere con noi, e allora vi dicevamo, vi ricordate sicuramente tutta quella polemica sulla chat live di WhatsApp: ho indovinato il risultato, non mi avete invitato, siete un pochettino dei Pinocchio con il naso che si allunga. No, e invece no, perché uno dei nostri tifosi che ha indovinato, tra l'altro ha indovinato il risultato clamorosamente anche della partita contro l'Inter, cioè ha indovinato Bologna, ha indovinato anche l'1-1 contro l'Inter, e allora lo salutiamo, Claudio Messina, direttamente dalla chat Contropiede Live su WhatsApp. Ciao Claudio! Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Adesso ci credi? Ah, sì, adesso sì, ci credo. Adesso sono qua. Vuoi salutare i tuoi amici e la chat live? Sì, li saluto e continuate a mandare messaggi per la partita di domani e speriamo di fare un bel risultato come quello dell'Inter. Tra l'altro siete un gruppo abbastanza attivo anche fuori dalla dire, cioè non riusciamo a fermarvi, ve lo diciamo, ci arrivano anche richieste in private, per favore, lo diciamo una volta per tutte Claudio, voi continuate a scrivere perché si è creata una bella atmosfera, poi ognuno, insomma, basta disattivare le notifiche del gruppo se proprio non volete sentirle suonare ogni volta. Bene, salutiamo tutti i tecnici, come sempre coordinati e coadiuvati da Inos Famelli, il coordinamento in regia di Alessandro Geraci. Direi da un Geraci all'altro, Salvatore, questa sfida di Napoli, ascolteremo le parole di Iachini, sì, di Sarri, ascolteremo Ilemar, anche i tifosi, è ritornato di nuovo l'entusiasmo, perché è tornato anche il gioco contro l'Inter? È tornato il Palermo, sì, si era nascosto un momentino, il Palermo ha avuto tanti di quei problemi all'inizio che a raccontarli tutti ci vogliono 2 settimane, poi improvvisamente abbiamo acquistato 2 giocatori, a ottobre uno si chiama Maresca e l'altro si chiama Gilardino, abbiamo ricostruito una spina dorsale con i vecchi, perché ora dai, sai, dire abbiamo un sacco di giovani, sì, se guardiamo le seconde linee lì siamo ancora un po' in difetto, però se il Signore ci conserva questa squadra per tantissimi mesi, insomma, è una squadra adulta, è una squadra che ha grandissimi punti di riferimento e qualche giovane che ovviamente sotto le cure di Maresca, Gilardino, Sorrentino, Rigoni, Vasquez possono sicuramente crescere bene. Questo il pensiero di Salvatore Geraci, avremo modo di affrontare tutti i temi della puntata con questo incipit dopo la pubblicità, preparatevi Stefania e Alessandro e anche voi da casa fra poco. Stefania, Io sono Rosanero, cosa c'era oggi nel menu di Io sono Rosanero? Oggi abbiamo visto le dichiarazioni di Beppe Iachini, abbiamo parlato dei convocati per la partita di domani e poi abbiamo visto le immagini di Ilemar che ha fatto visita ai suoi fan allo store ufficiale del Concadoro. Ilemar che... Naturalmente diciamo che Io sono Rosanero, io vado in video, però lavoriamo io e Alessandro Geraci, lavoriamo insieme fianco a fianco ogni giorno. Io sono Rosalena, quindi è frutto di una coalizione. Va bene, ricordiamo anche, lo salutiamo perché poi insomma con il coordinamento anche a distanza con l'ufficio stampa, l'ufficio comunicazione del Palermo, soprattutto con Simone Carini che poi realizza ogni giorno i collegamenti, sì, da bocca di fa. Appare anche lui in video perché lanciamo spesso a lui la linea in modo tale che ci dia dei dettagli maggiori proprio sull'allenamento, dato che lui si collega dal tenente onorato. Senti, questo Palermo, diceva giustamente Salvatore, ha ritrovato un po' i vecchietti, tra virgolette, perché dico chiamateli un po' come volete, c'è chi li chiama senatori, c'è chi li chiama vecchietti. Ci voleva questo bagno di esperienza, di solito si dice bagno di umiltà, invece bagno di esperienza. Sì, bagno di esperienza, sì, ci voleva appoggiare su basi solide, parliamo di basi solide perché si tratta di giocatori che conoscono l'allenatore, che conoscono il clima Palermo, quindi queste basi solide sono date da questo. L'incremento poi dei giovani, l'arrivo di nuove punte, poi può dare nuova linfa vitale, però giocare basandosi su chi conosce
bene ciò che avviene all'interno della squadra, all'interno della società, è anche importante. Poi è stato efficace il ritiro a Gradisca di Sonso, si sono ritirati per una settimana e hanno lavorato lì a stretto contatto tra di loro senza avere distrazioni, quindi questo ha fatto bene, come ha fatto bene anche lo scorso anno, perché nello stesso periodo era avvenuta una cosa analoga e poi portò i risultati che conosciamo, e quindi sicuramente una valenza positiva. Alessandro, giustamente Stefani ha fatto un po' il paragone tra lo stesso periodo dell'anno scorso e questo. È sempre necessario ritrovarsi, cioè serve a questa squadra evidentemente dover avere la pressione o anche la vicinanza del presidente per potersi ritrovare, cioè quali analogie riesci a trovare tu tra lo stesso periodo dell'anno scorso e questo? Ma sicuramente ritrovo il fatto che il Palermo ogni anno completa la rosa alla fine del mercato, quindi il ritiro estivo serve ma non serve allo stesso tempo, perché poi le prime settimane servono a far ambientare tutti quelli che sono i nuovi acquisti delle ultime due settimane che arrivano al ritiro già terminato, quindi ricompattarsi per far entrare nei meccanismi tutti i volti nuovi è sicuramente una delle analogie che c'è stata tra il ritiro dell'anno scorso e quello di quest'anno. Poi come l'anno scorso il Palermo ha fatto un inizio buono nelle prime partite e c'è stato il blackout, quindi per interrompere quel ciclo era assolutamente necessario andare tutti insieme a quantomeno provare a ritrovarsi, perché se dopo Gradisca di Sonso tu perdi quella partita, allora vuol dire che Iachini o quantomeno giochi male, mentre a Bologna abbiamo giocato bene e abbiamo anche vinto, vuol dire che Iachini perde lo spogliatoio e a quel punto lo devi cambiare. Quello è la condizione sine qua non per andare avanti. Ritiro, vinci una partita e continui, allora poi magari fai una stagione come quella dell'anno scorso, perché se l'anno scorso ti è esploso Dybala, quest'anno un Gilardino che oggi Iachini ha detto è l'80%, quando ti arriva al 100% poi ti farà la differenza. Claudio, mi dici che Palermo avete visto dal punto di vista dei tifosi, sia a Bologna dove è arrivata la vittoria e poi contro l'Inter dove è arrivato il pareggio, contro la quale è arrivato il pareggio, però insomma la squadra ha giocato molto meglio. Sì, questo sì, la differenza tra le due partite è stata che i primi 25 minuti che il Palermo ha giocato col Bologna, come tutto sommato il resto delle altre partite, il primo tempo l'abbiamo quasi regalato agli avversari, invece con l'Inter fin dall'inizio le abbiamo aggredite, abbiamo giocato una partita più di carattere, quindi tutto sommato penso che sia questa la differenza, e spero anche domani col Napoli il Palermo possa giocare i primi minuti e poi anche il secondo tempo nello stesso modo della partita che ha fatto contro l'Inter, quindi di qualità. Ma cosa avete da parlare tutte e due? Che adesso cioè, mentre parlano gli altri siete lì, tu parli all'orecchio con Gualtiero. Non diglielo. No. Niente, non posso. No, invece parlate adesso, perché visto che ci siamo spostati, cosa dicono in chat? Parliamo. Intanto ci credo, mi dici se ci credono. Che c'è Claudio, insomma. Ci sì, anzi, lo salutano. Ci manchi, sì. No, molti dicono ciao Claudio, sei un grande, insomma, molti ti salutano, esatto. Allora, qui si parla della partita, diciamo, con Napoli. E cosa dicono? Diciamo, stiamo parlando più che altro che non sanno bene cosa si aspettano e cosa no. Molti puntano, Riccardo Campione punta su Sorrentino. Infatti ci sono molti elogi su di lui, Giovanni Scelza scrive neanche Buffon fa parate del genere. Poi Gabriele Fiumefreddo scrive Vasquez, diciamo che punta su Vasquez. Foresta Asta Antonino, per domani speriamo sia una bellissima partita, io punto su Gilardino che secondo me comincerà a segnare. Okay. E poi ci scrive Gabriele Fiumefreddo di nuovo, che scrive, secondo me domani dovrebbe fare giocare Quaison per la velocità nei contropiedi, e infatti molti concordano con lui dicendo che comunque serve molta velocità. Sì, Salvatore, però gioca Quaison e chi esce? Appunto, ognuno può avere i suoi pallini, però la squadra ha trovato un equilibrio, e avendo trovato un equilibrio di questo tipo qui, io non la snaturerei nemmeno per idea, perché tra l'altro il Palermo l'anno scorso aveva un grandissimo vantaggio, in quanto il grandissimo Benitez, dico grandissimo ovviamente, lo dico
giusto per... In senso ironico. In senso ironico, sì. giocava con due centrocampisti e un mucchio di attaccanti e ne prendeva, ha preso 6 gol dal Palermo. Soltanto 6, insomma, non è che... Il Palermo sì che ne ha preso 4, ma ha preso anche 4 punti. Quindi è diverso. Quest'anno invece arriva l'umile Sarri, l'impiegato di banca, il dirigente di banca, che sfonda in Serie A 55 anni e dà al Napoli una certezza maggiore, soprattutto equilibri diversi, per cui grande attenzione, perché domani la partita non si gioca più sul piano tattico, io sono più forte di te caro Benitez, ma si gioca proprio sul piano del temperamento e delle giocate. Il Napoli non c'è dubbio che ha qualcosa in più, il Palermo deve annullare questo gap che c'è. Cosa invece mandano in foto? Sì, a proposito appunto di Alberto Gilardino, ci inviano questa foto, ce la invia Giuseppe Bologna, una foto di Cartoon e rosa nero, la possiamo vedere, la foto sì, di qua fa Gilardino. Il violino, però Stefania non è che l'ha, cioè, non l'ha fatto il violino, l'ha accennato. L'ha accennato, ma vabbè, te l'aspettavi, diciamo. No, ma... Non te ne frega niente. Sta studiando Gualtiero. Sta studiando il copione. Boh, hai concluso con Stefania. Steph, ti posso chiamare Steph io? Certo, puoi chiamarmi come vuoi. Tu senti, a matrimonio come sei messa? Nubile. Nubile, quindi cioè, disponibile. Non lo chiedo ad Alessandro, no, perché no. Ah, cioè, non sei esattamente il mio tipo. Ma è la cosa reciproca, guarda. Benissimo. Non l'avrei mai detto. Guarda, Stefania, stai tranquillo, guarda, preoccupatissimo. No, perché io ho imparato a conoscervi in questo mese, ecco, di redazione, e mi aspetto la qualsiasi. Benissimo, Palermo Gambare, allora vediamo. Immaginiamo, insomma, tu immagini una partita di calcetto, sei... tifosa, il tuo ragazzo fidanzato si fa male e poi però rimani sorpresa. In che modo? Tu in questo momento stai dicendo: perché? Ma io, non è possibile, si è fatto male, soccorretelo io! No, e invece lui si alza e ti mostra l'anello. Oh. Sì, però ora obiettivamente Alessandro... Vabbè, sono ottimi spunti, magari chi ci segue da casa può apprendere da questo video, no? Si può, no, dico, va, si cioè, può diciamo, fare. Traiamo spunto da quello che succede sul web. Sì, ho capito, ma... Tu devi presenziare pure le partite di calcetto a questo punto. Esatto. Certo. A te è mai capitato? Cioè, a Caterina, per esempio, come hai chiesto? No, no, se... sì, ora te lo dico subito, io non ci credo a queste cose qui, penso che siano... Cosa, l'anello al matrimonio o all'infortunio nei campi di calcetto? No, no, questa scena così che sia naturale, no, non ci credo, questa è stata costruita da arte. Certo. Cioè, anche la ragazza lo sapeva, ecco, in questo senso, okay, qui ti dico, okay, la ragazza lo sapeva. Per fare il video virale, ci vede... Ah, okay. Io come ho chiesto... Sì. Sono arrivato con una BMW bianca, che era tra l'altro di un ex centravanti del Palermo, tale Magistrelli, ecco, ma io l'avevo comprato regolarmente, insomma. Mi sembrava che eri andato prima da Magistrelli, avevi preso l'auto. Una cassetta, perché allora non c'erano i DVD, quindi cassetta in macchina, passeggiata, io ti propongo, mi sono innamorato di te, insomma. Che meraviglia. Vai, Gualtiero. Poi noi abbiamo ideato una cosa, sì, molto originale, che è una rubrica del "ci siamo dimenticati di fare gli auguri a te". In particolare ci siamo dimenticati di fare gli auguri a Pelé, che ha fatto 72 anni. Ci siamo dimenticati di fare gli auguri a Salvatore Geraci. Esatto. Auguri, che il 25, grazie, ottobre ha fatto gli anni. Ma scusami, siamo... Pelé ha fatto 72 anni, quelli di Salvatore non li dici però. No, non posso dire. Non si dicono, vabbè. Ma saranno 19. Esatto. Beh, credo 22. Io devo dirti la verità, a proposito, sono stato veramente felicissimo. Non ho ancora postato nulla, perché intendo rispondere a tutti. Solo che, ragazzi, mi sono arrivate 822 messaggi di auguri, più telefonate, più WhatsApp, più messaggi. Ora ti dico, ne mando uno io, perché cosa, io con i compleanni sono... Cioè, quindi, proprio una cosa, esatto, assolutamente commovente. Quindi, aspetta, ne arriveranno 820... Pure, aspetta, Rubino, anche tu hai dimenticato 22. Di fare... Le ho fatti. Però 22. Li possiamo replicare. E lo sai chi è che ci siamo sforzati a fare gli auguri? 66 anni, Arsène Wenger, è una perla, lui in panchina è un grande, soltanto che qui ha dei problemi con il giubbotto, ma ci riesce, guarda. No, ancora no, però ci può riuscire. No. Però non è questione di età, cioè lui...
c'ha questo giubbotto che... Ah, è rincoglionito, guarda, no, perché no, basta che lo apra tutto e poi lo richiuda. È tre non ore ce l'ha che, fatta, però... che va lì a metà. Ora Alessandro, dico, maestri di tattica come Arsène Wenger possono non riuscire a vincere. Clamoroso. Però c'è un motivo, in realtà il giubbotto, come vedete dalle immagini, immagini dietro le mie spalle, è molto molto grande, quindi cioè, ha le sue colpe. Vabbè, io non ce la faccio più. Allora Salvatore, ritorniamo per favore a parlare di Palermo, lo facciamo, abbiamo detto fosforo svedese. Ma poi una storiella su Ilemark. Oggi sì, tanto da domani c'è Napoli-Palermo. Perché tu dici fosforo svedese? Perché tu dici fosforo? No, perché ci piaceva. Io ci ho giocato su... in una intervista che ho fatto con lui, tu sai che a me piace scoprire la vita dei giocatori. Lui è nato nella cittadina dove si fanno gli svedesi, cioè i fiammiferi. Ah, no? Hai visto? Quindi ci sta bene il fatto di fosforo. Ah, sì, io fosforo perché insomma è uno che pensa, secondo me è uno dei più forti centrocampisti. È un ragazzo straordinario. Italiani ed Europa, Alessandro, Stefania, dico, non so. D'accordo, si rischia di essere banali quando si parla di Ilemark, ma per quanto mi riguarda è un giocatore che tra un paio d'anni noi vedremo dominare in Champions League, quando purtroppo lascerà Palermo, perché se il Palermo non andrà... Lo vedo nel Liverpool. Io lo vedo in un top club a dominare a centrocampo, un po' come è successo con Pogba. Aspetta un attimo, Stefania, Ilemark biondo, sembra Ricci Ricci, dico, però sì. Insomma... Sì, un bel ragazzo, gioca anche molto scusate, bene. Scusate, Gualtiero, abbiamo una foto di Ilemark, no, adesso... Lo vediamo. Ti serve nudo? No. È tra i più belli, Stefania? È il più bello in assoluto o hai un preferito del Palermo? È tra i più belli, ecco. Tra i più belli, non posso esprimermi, dai. Va bene, allora. È tra i più belli. Secondo i miei canoni è sicuramente il più bello. Mm. Tra l'altro poi è il più attraente e il più interessante. Cioè è un ragazzo di una disponibilità e cultura incredibile. Tra l'altro io ho visto fare una cosa che ti ricordi quando un calciatore ci ha ringraziato per l'intervista eccetera eccetera, ma questo va, me lo racconti dopo, sì, che lo ascoltiamo, così vuoi. Teniamo, sì, certo, pure la curiosità, certo. Allora, Oscar Ilemark, davvero scoperta del Palermo, uomo immagine di questo nuovo corso della squadra di Giuseppe Iachini, Ilemark. Wiggle. Centrocampo di sicuro è una delle aree più importanti quando si gioca una partita, è chiaro che possono essere dei valori aggiunti gli inserimenti miei e di Luca Arrigoni, è chiaro che speriamo di prendere il controllo del centrocampo perché questo, come in qualsiasi altra partita, ci darebbe più chance di vincere contro la formazione napoletana. Dries Mertens, che è stato mio compagno al PSV, lo ricordo con grande piacere, sono felice di rincontrarlo, sarà un piacere giocare contro di lui, abbiamo passato dei bellissimi momenti insieme al PSV Eindhoven. Per quanto riguarda una possibile comparizione tra le mie qualità e le sue, devo dire che siamo due giocatori completamente diversi, lui è un'ala che parte dalla sinistra e si accentra per far valere il suo destro, io invece sono un centrocampista, quindi non vedo grossissime similarità nel nostro gioco. Non credo che in nessun momento sia mai mancata la fiducia da parte di nessuna componente del club nei confronti di mister Iachini. Credo che il ritiro ci sia servito molto per compattarci, per migliorare come squadra. Nelle ultime giornate abbiamo raccolto dei risultati importanti, ma credo che non sia ancora abbastanza, credo che il Palermo non sia ancora al top e che possa ancora migliorare. Credo di avere particolare bisogno di riposo, ci alleniamo duramente prima della stagione e durante la stagione proprio per essere a disposizione sempre anche nei momenti in cui si gioca più spesso, quella di mercoledì è una partita molto importante e spero davvero di farne parte. Contro l'Inter abbiamo dimostrato di essere una squadra di valore, sappiamo che a Napoli sarà una partita difficile, ma partiamo in ogni partita con l'obiettivo di fare il risultato e questa non farà eccezione, vogliamo dare il 100% per cercare di ottenere un risultato positivo. Intanto dico la storiella di Ilemark, poi non capisco perché continui a dire povero Simone. È legata a questo, è legata non a Simone in particolare, cioè lui ha parlato con me per qualcosa come 32 minuti. Ilemark? Sì. E Simone ha tradotto, Simone è bravissimo a tradurre, però bene o male lui parlicchia anche italiano, studia, è già uno che capisce tutto, ma al di là di questo
il giorno dopo ha fatto una cosa che non ha fatto mai nessun giocatore al mondo. Ecco perché ti dico povero Simone, perché lui ha tradotto e lui se la va a sentire il giorno dopo, come si è letto tutto l'articolo e ha detto sì, ma qui tu hai detto pasta, ma io ho detto pasta e fagioli. Cioè ha trovato tre sfumature, quattro sfumature che ti inchiodano, come dire, cioè lui ha letto in italiano. Il nuovo Sorrentino, quello che si va a leggere le cose e vuole puntualizzare. Tutto no, ma aspetta, Sorrentino Stefania, è più... questo fa parte della cura con cui prende tutte le sue situazioni. Questo, esatto, questo fa parte comunque e disegna, probabilmente traccia il profilo del vero professionista. Del vero professionista, della professionalità, anche della personalità di questo calciatore, di questo ragazzo che è arrivato da poco in Italia, già studia, già si rende conto, già a partire dalla lingua, quando si va in un paese di cui non si conosce la lingua, cominciare a capire, a parlare la lingua è importante perché ti dice tanto della cultura. E che lui capisca già questo tipo di sfumatura è importante perché poi si riflette anche nel gioco, perché se fa così nella lingua italiana, anche nel suo approccio con il pallone, sicuramente lui si applica allo stesso modo. Lui per esempio scusa, non è un caso che adesso sia diventato uno dei titolari del Palermo, perché secondo me Iachini non lo leverà più dalla formazione titolare a partire da domani sera. Lui mi ha raccontato di aver conosciuto la sua attuale fidanzata, compagna, che è poi una persona importante nella sua vita, attraverso internet. Allora io gli ho detto, sì, ma come? Che cosa stavi vedendo in quel momento lì? E lui mi ha detto, hai visto? Per me questo gesto qui, per tutti noi, è il cerca persone, cerca foto, no? Ok. No? Quindi ho detto, lui ha cercato e tra i volti, e lui ha detto, no, attenzione. Così mi metti in difficoltà con la mia ragazza, perché io non è che cercavo, io stavo guardando così internet. Lei mi ha colpito. Ma lei mi ha colpito. Quindi una sfumatura incredibile, perché per noi è normale, è un fatto assolutamente abituale. Lui invece ha voluto mettere... Claudio Ilemark, che tipo di impatto ha avuto nel cuore dei tifosi? Un bravissimo giocatore, poi dopo... La partita che ha fatto a San Siro, quindi ha giocato veramente una bellissima partita, anche se lì però purtroppo abbiamo perso. E dopo quella partita siamo molto legati a lui e speriamo che domani possa fare un altro gol e quindi magari portare un punto a casa. Speriamo. Un punto, ti accontenti di un punto? Col Napoli sì. Col Napoli sì, ci accontentiamo un punto. Sì, sì, sì. Da Claudio Ailenia, tifosa rosanero più, lei che gestisce e coordina la chat di WhatsApp Contropiede Live. Sì, anche qui parlano di Ilemark. Giovanni Scialza ci scrive, è bravo, è molto bravo. Riccardo Campione scrive, è forte ma deve crescere. Francesco Prestigiacomo, tatticamente intelligente, tecnicamente di qualità, forse un po' lento nella corsa. Poi rispondono, diciamo, alcuni non sono d'accordo con il lento, comunque scriviamo, tutti pensano giù. Che è okay. Molto bravo. E okay, poi comunque se... stanno parlando della partita. Riccardo Campione ovviamente risponde, diciamo, lento, sì. Lento non proprio, lento sì. Non... Sta anche scrivendo Gabriele in questo momento, poi deve perdere, riferito a chi? Parlano delle partite che ci sono attualmente, quindi perfetto. Stanno anche commentando. Va bene, Gualtiero, ancora con te. Sì, allora, ti do, prima di andare ai nostri video intelligenti molto, vi do tre notizie interessanti. Anche la mia ragazza mi ha colpito molto quando l'ho conosciuta, i vasi suonati non erano normali. Esatto. E poi ti dico che, aggiornamento, per questo per i maschietti è interessante, Cesena Como 2-1 ha segnato ben Venia, maschietti tifosi del Palermo, per i siciliani soprattutto. Poi per le donne invece abbiamo abbiamo Ilemark, mi avevi chiesto le fotografie, eccolo qua, vietate ai minori di 18 anni, qui aveva vinto il premio Pomo d'Adamo 2016 e poi abbiamo qui il ciuffo biondo folto, sempre un premio regionale, arrivato secondo. Okay. No dai Stefania, mamma mia. Poi si scade in queste cose, mi chiedo se io mi dissocio ovviamente. E poi finalmente possiamo andare ai nostri video interessanti, non approfondiamo le tifoserie oggi, ma approfondiamo quelli che sono i mestieri. Nel calcio sapevi che c'è il bodyguard? No. Questa azione è normale, c'è un contrasto di gioco in attacco, quello cade, quello si arrabbia particolarmente, non lo toccare, lasciami, faccio 30 anni ora, e arriva il bodyguard, eccetera.
Molto semplice. Come c'è il bodyguard? In che nazione siamo? Ma qua siamo in India, cioè realmente in India. Vabbè. Adesso ci spostiamo. Problema fra caste, evidentemente. Sì. Vabbè. Adesso ci spostiamo in una zona che può andare dal Tirgikistan e dall'altro emisfero, non saprei dire. Come c'è il bodyguard, può servire un massaggiatore. Ma il massaggiatore a che cosa serve? A cosa serve il massaggiatore, Stefania? Perché non chiedi a me? Ma che ne so, perché mi è venuto in mente, cioè, così. Queste sono domande semplici, a massaggiare, no? A massaggiatore massaggia. Ma nel Tigikistan, abbiamo detto, non è Tigikistan, ma ci piace chiamarlo così, il massaggiatore, quello che porta la barella, si arrabbia perché il ragazzo della scuola si è infortunato, probabilmente stava fingendo. Infatti, ma Alessandro, non mi sembra molto credibile. Ma infatti guarda come va a finire questo video, perché io lo conosco. Ecco, qua c'è la vendetta. Ecco il vero infortunio, è realmente qui. Io però ci credo che stava male realmente. No, scusa, aspetta. Salvatore, adesso io dico, quello che si fa male poi per che la fidanzata era pure messa d'accordo, questi erano pure messi d'accordo. No, no, questo assolutamente no. Io mi ricordo una volta, vidi una partita a Reggio Calabria, si fece male un giocatore, lo presero e mentre scendevano la scaletta gli cadde e si fratturò. No. Questo fu una delle cose che, cioè, oggi sorridiamo, però ti vorrei far apprezzare la raffinatezza, la finezza finale, perché loro non solo lo riprendono, ma poi lo appoggiano delicatamente a terra. Eccolo qua. Eccolo qua, benissimo. E allora direi che possiamo andare con il nostro jukebox, il tema ovviamente Napoli-Palermo, perché siamo veramente nella vigilia strettissima. E allora le parole di Sarri, quelle di Iachini e soprattutto tutto quello che Napoli-Palermo racchiude, con Alessandro Geraci, il suo jukebox. Vego, vego, vego. Ci aspetta una partita contro una squadra forte, l'anno scorso ha fatto benissimo, che quest'anno ha avuto qualche problemino in un momento della stagione perché era partita bene, ma che sta ritornando sui livelli di inizio stagione, quindi ci aspetta una partita difficile. Sarà il derby del sud, il turno infrasettimanale della decima giornata di Serie A, Napoli contro Palermo. Il Napoli è la squadra di Serie A imbattuta da più partite, 8, 5 le vittorie nel parziale, incluse tutte le ultime 4 gare disputate. Gli azzurri hanno subito 2 soli gol nelle ultime 6 giornate di campionato e sono il miglior attacco con ben 19 gol realizzati. Palermo di Iachini è uscito a testa alta dall'ultima sfida di campionato contro la corazzata Inter, pareggiando per 1-1. I siciliani hanno vinto 2 trasferte su 4 in campionato. Inoltre, è una delle squadre che ha effettuato più cross su azione. E ormai Gilardino è quasi pronto. Il Palermo è riuscito a sconfiggere il Napoli al San Paolo in Serie A soltanto nel lontano 1951. Nel Napoli, Gonzalo Higuaín ha segnato 9 gol nelle ultime 10 partite giocate in campionato e coppe ed è il giocatore ad aver segnato di più in stagione tra quelli dei 20 club di Serie A. Dall'altra parte, Franco Vázquez è esordito proprio contro gli azzurri il 6 gennaio 2012 e l'anno scorso ha segnato un gol alla squadra partenopea, sia all'andata che al ritorno. È una squadra molto pericolosa. Dovrà il Palermo fare una partita, altre volte abbiamo detto perfetta, in questo caso più che perfetta. Allora, voi non li vedete, io mi sono spostato, non li vedete, questo è un direttore di un quotidiano online, cioè retepalermo.it, come sta andando? Sta andando abbastanza bene, siamo soddisfatti di questa avventura ormai da circa 8 mesi e mezzo, abbiamo avuto un ottimo riscontro di pubblico, devo dire. Già la Sportivo ride perché l'ha capito adesso. No,
sorrido. Sì, sorride. Ricordiamo anche i tuoi compagni di viaggio, ci sei tu ovviamente, poi anche Lorenzo Anfuso, Alberto Gianbruno e poi tutta una squadra di baldi giovani. Di farabutti, stai dicendo una squadra no, di baldi giovani, buone promesse, ottimi editorialisti, uno su tutti, Giuseppe D'Agostino. Che bella cosa, allora rideva la Scordio perché sì. Soprattutto sull'ultimo brano stavate ballando tutti e due, io vi ho pizzicato benissimo, quindi pata, vi lascio, patapata, va bene. Salvatore, oggi non riusciamo a parlare di questa sfida contro il Napoli, a parte gli scherzi, ci stavi raccontando di un precedente, perché noi abbiamo parlato delle sfide tra Palermo ed Empoli, e Sarri e Iachini, che già si sono però incontrati, ci stavi raccontando. Iachini ha vinto una sola volta con Sarri, ma Iachini era a Piacenza e Sarri era all'Arezzo prima che ritornasse Conte. Poi quelli più recenti parlano di, c'è ancora nel passato una vittoria di Sarri, quelli più recenti sono tre pareggi e una vittoria di Sarri. Insomma, non è che Iachini abbia grande fortuna con lui, ma conta poco questo. Più Alessandro, cosa ti mette più paura di questa sfida del San Paolo e del Napoli, che a prescindere dai nomi ha un'organizzazione di gioco pazzesca? Esattamente, intanto l'ambiente, perché giocare al San Paolo non è mai facile, l'abbiamo visto, non è facile per le grandi squadre, figuriamoci per il Palermo, che non me ne voglio, i tifosi, non è certamente il Real Madrid. Poi per quanto riguarda il Napoli, hai detto benissimo, l'organizzazione di gioco che ha dato Sarri e la solidità difensiva, perché questa è una squadra che con il nuovo modulo, perché Sarri aveva cominciato in un'altra maniera, ha sconfessato il suo credo, ha trovato adesso un assetto tale per il quale la difesa è veramente solida e protetta da due centrocampisti, Allan e Jorginho, che fanno le due fasi in una maniera incredibile, sono delle lavatrici, io le chiamerei come chiamavano Strootman, perché prendono questa palla, la trasformano immediatamente l'azione da difensiva in offensiva, infatti le ripartenze del Napoli, soprattutto con gli esterni, sono le cose alle quali dobbiamo stare più attenti. Stefania, noi abbiamo Gilardino, scherzavamo sul violino, il Napoli però ha Higuain. Sì, allora il Napoli sicuramente sarà una sfida che ci terrà un po' in tensione, ci terrà un po' in tensione, ok? quindi diciamo che avendo dei buoni giocatori, avendo ristabilito la base del Palermo, ci andiamo a scontrare con una squadra solida che ha anche una punta che gioca bene, che si integra perfettamente nello schema di gioco. Diciamo che è una partita che è da vedere, quindi vedremo cosa succederà. Io sono fiduciosa perché nelle ultime due partite il Palermo ha dimostrato una caparbietà rinnovata, per cui non sono tranquillissima perché non sarà una passeggiata, però ho fiducia nei colori rosanero. Fiducia, Claudio, fiducia, tu dicevi anche un pareggio, cioè confermi? Sì, confermo, è una partita molto difficile, Higuain, il Napoli per il momento sta girando veramente bene, quindi speriamo in un pareggio. Poi ricordo che comunque credo abbiamo due partite dentro casa, Empoli e Chievo, quindi anche un punto va bene, e poi queste due partite speriamo di poter fare sei punti in casa, anche se il Chievo e l'Empoli quest'anno, anche queste due squadre stanno giocando abbastanza bene. Il Chievo credo che stava vincendo a Genova, poi ha perso alla fine all'ultimo 3-2 al 94esimo. Insomma, però squadra in forma il Chievo, Alessandro. Scusa se ti interrompo, quale che sia il risultato di questa partita, la cosa fondamentale è la continuità, secondo me, che deve trovare il Palermo nelle prestazioni, perché a Napoli ci sta che tu possa andare a perdere, ci sta che possa andare a pareggiare, non si può pretendere a priori la vittoria, però quantomeno si deve pretendere la prestazione del Palermo, una gara quantomeno come quella che il Palermo ha fatto contro l'Inter. Oggi Iachini ha detto dobbiamo essere più che perfetti, se con l'Inter eravamo stati perfetti, questa è la sacrosanta verità, intanto andiamo a giocare bene, poi come finisce, finisce. Secondo me però Iachini ha detto una cosa straordinariamente importante, ed è cioè la concretezza che il Palermo deve avere al di là del suo gioco, che contro l'Inter è lievitato moltissimo. Primo tempo straordinario ma senza frutti. E allora lì, sai, con un attacco atomico come quello del Napoli o con un attacco come quello dell'Inter, meno atomico ma sempre con giocatori di altra categoria, il gol lo puoi prendere.
E allora lì devi essere bravo a concretizzare quando hai la tua superiorità. A me sinceramente spaventa particolarmente Insigne, che è uno di quei giocatori che davvero può inventare qualcosa da un momento all'altro. Ilenia e poi ancora Gualtiero prima di fermarci per la pubblicità. Sì Luca, ci sono molti che sono molto positivi. Infatti Fabrizio Zappulla ci scrive: secondo me domani vinciamo grazie all'attacco, gol decisivo per la vittoria. Poi ci scrive Gabriele Fiumefreddo: per me vinciamo. Francesco Prestigiacomo: il Palermo deve pensare a volare alto in classifica con umiltà e concretezza. E poi ci scrive sempre Fabrizio Zappulla, tornando al discorso di Ilemark, e scrive: a me personalmente Ilemark non mi piace. Sarai pazzo, Gabriele, questi sono i contatti, l'hashtag Contropiede TRM, Facebook, Twitter, YouTube, 393-125-1425 per mandare i vostri WhatsApp. Chiudiamo con te, Gualtiero, prima di andare in pubblicità. Sì. Una partita come un'altra, in realtà però questa partita ci serve per approfondire i mestieri all'interno del calcio. Abbiamo visto il massaggiatore, abbiamo visto il barelliere, adesso abbiamo quello il portaborracce. Ecco, a cosa serve? Serve per entrare in campo ed evitare che la squadra segni a portiere battuto. Poi è molto bravo, per questo dimostra che ha una condizione atletica di livello, perché dopo due parate riesce a defilarsi ed è caccia alla preda. Perde due borracce, continua a correre. Usain Bolt lo ha contattato per chiedere consigli. Come hai fatto? E alla fine, io vi tranquillizzo, è sopravvissuto. Su una sedia a rotelle, ma è sopravvissuto. No, va bene. Ci posso... No, Claudio, ride, aspetta. Claudio, lo conoscevi questo video? Sì, 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 l'avevo visto, sì. Va bene, fa sempre sorridere. Ci fermiamo per la pubblicità e poi entriamo nell'ultimo quarto d'ora. Dobbiamo parlare ancora di Maresca, dobbiamo vedere le tifo interviste di Lenia a proposito di giocatori nuovi e soprattutto parliamo anche di nuovo stadio, con questo riavvicinamento dopo le 12 righe dell'amministrazione comunale e questo qui pro quo. Che bello. Pubblicità. Allora, avete scommesso, volete sapere semplicemente i risultati, non state guardando le partite ma state guardando noi che siamo in diretta su TRM 13. Non è un problema vostro da casa, è proprio la voce che è così, cioè l'audio vostro si sente tutto benissimo, è la voce mia che è così. Guardate, volete fare una prova? Ilenia, leggi un messaggio, così facciamo vedere che... Vai. Ci sono anch'io che sono convidata come Luca. Va bene, quindi... Però il vostro... Ecco, allora, adesso facciamo l'ultimo test, Gualtiero invece, con le partite. Ti posso leggere i risultati, vabbè. Vediamo se l'audio va bene. Avellino Ascoli 3-0, Cesena Como 2-1, Crotone Brescia 1-0, Entella Livorno 0-0, io sto guardando la camera, Ino, cioè non leggo e basta, Lanciano Salernitana 2-2, Latina Ternana 1-2, Modena Spezia 1-1, Perugia Cagliari 0-0, Provercelli Bari 0-1, il Trapani a Busca sempre col Vicenza 2-0. Sì, Ilenia. Sì. C'è un messaggio per Claudio, è tuo nipote Claudio, è Anthony Giuliano. Ci scrive Forza Palermo e domani vinciamo 2-1. Se il sangue non mente, dovrebbe portare fortuna. Esatto, dico, c'è anche faccio il pugile, quindi ha sempre ragione Anthony. Va bene, Anthony. A proposito di pugili, mi viene in mente fra qualche giorno, l'8 novembre, c'è Benny Cannata che torna a combattere per la scalata al titolo italiano, quindi insomma avremo modo anche di parlare di pugilato. Che bello vederti sorridere, Salvatore, sono per gli 849 messaggi di auguri o c'è un'altra motivazione? No, mi hanno insegnato che bisogna sempre sorridere davanti alla telecamera, allora io... È così. No, devo dirti la verità che sono proprio sfatto dalla stanchezza. E quindi più sorrido meglio è, perché altrimenti mi addormento. Si sta divertendo Claudio. Claudio, va bene tutto. Salutiamo Anthony. Ciao. Gli ha fatto perdere la parola, va bene. Benissimo. Stefania, ti va di ascoltare questa nuova puntata
di una telenovela che si chiama Ultimo Stadio? Sì, sì. Certo, certo. Certo, Gambare. Non ne perdo una. Non ne perdo una. Esatto, che vuoi fare un riassunto? Vuoi fare un riassunto delle puntate precedenti? No, lo faccio io. Lo faccio io benissimo. Allora, questo nuovo stadio si farà, non si farà? Da quando è arrivato Zamparini nel lontano 2003, insomma, abbiamo sempre sentito parlare di progetti ambiziosi, di centro sportivo, di stadio. Probabilmente sono le due cose che potranno poi garantire al Palermo una lunga vita a determinati livelli, a prescindere poi dall'impegno economico del patrone. Qualcuno dirà: è vero che Zamparini pure si è un po' ritirato negli ultimi anni, però insomma era successo un putiferio con queste 12 righe dell'amministrazione comunale, nelle quali si insomma dava la comunicazione ufficiale al Palermo che il progetto dello stadio era stato rifiutato e che serviva riprogrammare. La sintesi di tutto questo con degli aggiornamenti con Gianluca Rubino. Finalmente si sono guardati negli occhi. Mesi di polemiche, di discussioni, di tira e molla, e invece occorreva appena mettersi faccia a faccia e discutere. Parliamo di Maurizio Zamparini e di Leo Luca Orlando, che pare, abbiano trovato un accordo di massima sul nuovo stadio. Dove? Al velodromo, come chiedeva il patron del Palermo. Come? Con un nuovo progetto, come richiesto dall'amministrazione comunale. Del famigerato incontro si discuteva da tanti mesi, forse troppi, ma vuoi per un motivo, vuoi per un altro, poi Zamparini e Orlando non riuscivano mai a incrociarsi. Cos'è accaduto allora? Un errore di lettura di una lettera inviata dal vice sindaco Arcuri all'inizio del mese al consigliere delegato del club di Viale del Fante Baighera, nella quale veniva notificata l'impossibilità di realizzare alloggi mediante il consumo di nuovo suolo. Alloggi, non impianti sportivi. Eppure un tantam mediatico generava il caos, gettando nello sconforto i tifosi. In realtà, Palazzo delle Aquile aveva l'obbligo di notificare al Palermo il no al consumo di nuovo suolo, perché il precedente progetto, presentato dalla società Rosanero, prevedeva come contropartita al comune la realizzazione di una serie di alloggi a spese di Zamparini, altrimenti nota come compensazione urbanistica. In sostanza, si notificava al club l'impossibilità di accettare il precedente progetto, come peraltro affermato più volte dal sindaco e da alcuni assessori. Presentatene un altro e se conforme alla normativa vigente non abbiamo alcun problema ad accettarlo, il concetto espresso dalla giunta Orlando. L'errata valutazione della lettera, paradossalmente, ha favorito l'incontro tra i due attori principali di una telenovela che va avanti da anni, oramai. Un incontro necessario per fare chiarezza. Il Palermo presenterà un nuovo progetto con alcuni punti chiave. Il nuovo impianto sorgerà al posto del velodromo, non conterrà alloggi ma cinema, ristoranti e negozi, con la possibilità di dare in uso alcuni spazi all'amministrazione. Nel frattempo la Juventus utilizza lo stadium, l'Udinese si regala il nuovo Friuli e a Palermo ci si incontra. Per carità, è già un passo in avanti, d'altronde voi avete fretta? Stefania, il nuovo stadio. Sarebbe bellissimo. Il Barbera ti piace? Non ti piace più? No, ti piace sempre. No, il Barbera è un ottimo stadio, anche tra i più belli che ci sono in Italia. Non è uno stadio da buttare, però un nuovo impianto con un progetto interno, degli alloggi, degli uffici, un cinema, insomma, diciamo che diventa anche un'attrattiva, che può essere attrattiva sia per il cittadino che anche per il turista. Esempio lo è lo stadium, lo Juventus Stadium, no? Quindi già quello è un esempio. Certo, la Juve ha molto più da mostrare rispetto a Palermo, però trovare anche la nota interessante che può portare il turista a visitare lo stadio può essere anche un incentivo proprio per il comune di Palermo. I buoni propositi ce li abbiamo tutti, però poi... Poi tra 10 anni ci andiamo a guardare le Universiadi al velodromo allo Zen, perché rimarrà il velodromo allo Zen. No, vabbè, il ragionamento di Stefania... Non fa una piega, però. No. Il ragionamento di Stefania rientra comunque in un... secondo me anche in un modo di cambiare, Salvatore, anche la cultura del tifo nostro, perché per esempio
mi capita sempre di vedere fotografie di palermitani che viaggiano, vanno in giro per il mondo e nella maggior parte dei casi quelli che sono tifosi, insomma, il selfie al Bernabeu, al Camp Nou, e quindi dico, comunque poi i tifosi che sono gli stranieri che vengono qui a Palermo, a me è capitato di vederli, arrivano allo stadio e chiedono se esiste un tour dello stadio, se possono entrare negli spogliatoi, e noi non siamo ancora pronti. Anche Barbera o Stadio Nuovo che sia. Anche perché lo stadio, il Renzo Barbera è uno stadio affascinante, uno stadio come pochi ce ne sono al mondo, con quella montagna rosa lì che sembra uno stadio scolpito nel marmo. È una, secondo me, una finezza incredibile, lasciarlo mi sembrerebbe emotivamente una follia. Ma al di là di questo, io ho sposato una tesi, che è quella che fin tanto che le scuole non hanno le palestre e Palermo non ha degli impianti fruibili, il discorso dello stadio mi interessa relativamente. Mi interessa poi relativamente se ne facciamo un discorso che sembra attuale, ma che ha tantissimi intoppi. Uno, Zamparini dice che vuole lasciare il Palermo. Scusa, lo stadio perlomeno ci vorranno, poco fa se ne discuteva, tre anni per farlo. Zamparini ha 74 anni, 74 e più 3 fanno 77. Io non so quanti anni. Le gambe delle donne! Quanti anni voglia restare Zamparini a Palermo, però dico, Zamparini poi che ne fa di questo stadio? Io ho sentito, lo regalo alla città. No. Alessandro, a chi lo regala lo stadio? Lo stadio deve essere proprietà della società. Intanto proprietà della società, qui sono d'accordo con Salvatore. La Juventus ha lo stadio di proprietà, l'Udinese sta facendo in modo di avere lo stadio di proprietà, anche se attualmente ancora comunale, anzi addirittura forse regionale quello dell'Udinese. C'è un grave problema, qua stiamo parlando di fantascienza. Se vogliamo andare sulla realtà, allora parliamo di centro sportivo, che forse è la cosa più immediata e più utile, perché poi tra l'altro il Barbera è uno dei 13 stadi che in Italia può ospitare la nazionale, anzi addirittura sono di meno, perché c'è la Juventus Stadium a Torino e l'Olimpico adesso forse non lo useranno neanche più, sono ancora di più di meno. È uno stadio ancora funzionale, rimesso a nuovo, viene la nazionale, quindi è uno stadio di classe europea già riconosciuto. Perché fare quello nuovo? Ma mancano gli incassi però lì. Ma mancano gli incassi perché ormai tutte le società, a parte forse la Juventus e le squadre tedesche e spagnole, non guadagnano più con gli incassi da stadio, guadagnano ormai con le televisioni, lo sappiamo. Quindi non c'è neanche interesse a farlo, perché tanto pure che lo fai, sempre quella la gente che viene allo stadio. E Palermo, la sacca dei tifosi è di 12.000 tifosi. Se tu fai dei negozi, se tu fai e lo fai tutto ricadere nel giro della squadra di calcio, il discorso è completamente diverso. Assolutamente, cioè, il problema glielo faranno fare. Claudio, è un Barbera da rottamare o, come dice giustamente Alessandro, ancora è tra gli stadi? Io ho detto che è una grande emozione. Sì, no, una grande emozione. Allora, secondo me, insomma, tra gli stadi che mi è capitato di visitare e nei quali ho visto delle partite, devo dire, la visibilità in tutti i settori del Barbera è pazzesca. Claudio. Non c'è la pista. Claudio, da rottamare? Sì, dico, anche per me non è da rottamare lo stadio. Io ho avuto modo di girare in Italia qualche stadio, dico, ci sono sicuramente degli impianti messi male molto peggio di quello del Palermo, quindi per me non è da rottamare. Poi ovviamente se il comune e la società Palermo Calcio decidono di fare un nuovo stadio, lo danno a noi tifosi. Bello, hai visto? Abbiamo scoperto la proprietà dello stadio. Torniamo da Ilenia, poi da Gualtiero, ci deve far vedere ancora tante cose, tienici aggiornati anche sui risultati. Vai Ilenia. Sì Luca, anche nella chat si parla dello stadio. Sì. Sono tutti molto scettici, infatti Giuseppe Bologna scrive: lo stadio quando si farà? Solo chiacchiere e basta. Okay. Francesco Di Maggio scrive: sto progetto dello stadio sembra lo stesso che hanno usato per costruire la Salerno Reggio Calabria. Benissimo. Claudia Sanni si unisce al discorso che ha fatto Stefania e scrive: speriamo che questo progetto vada in porto, perché oltre a dare una bella immagine alla squadra, al pari magari della Juve o del Barcellona, porterà sicuramente molto turismo per la città, quindi ci guadagnerebbero sia Orlando che Zamparini. Sono tutti molto... No, mi piace, appena lo stadio è pronto andremo insieme a vedere la partita, lo scrive Enza Corrao, sì. E poi gli risponde: il bastone lo porta lei o io, cioè insomma, sì. Giusto per capire che forse passeranno un po' più di quei famosi 3 anni preventivati da Salvatore. No, anche su questo fatto del turismo, scusami, noi abbiamo una città che dovrebbe esplodere da un punto di vista
turistico, invece non riesce a farlo, ha tanti problemi. Noi facciamo uno stadio come, che so, il Forum, la Concatora, eccetera, e risolviamo i problemi del turismo. Cioè, mi sembra un poco semplicistico il discorso. Però vuoi mettere l'emozione di andare a vedere, che ne so, Palermo-Roma e andare a fare la spesa? Però a me piacerebbe. Lo sto scherzando, non l'ho preso seriamente. No, no, guarda che tu stai dicendo. So. Io ti dico che ha. No, ma si può, secondo me, poi col sacchettino, guarda, Salvatore, dico adesso, mi sa che stiamo dicendo la stessa cosa, secondo me è fondamentale, cioè io penso quante volte, cara mia Stefania, magari non è il caso tuo che allo stadio ci vai e ti piace pure, però quante volte questa partita, allora fai una cosa, noi andiamo allo stadio, magari i bambini giocano perché c'è il parco giochi, il marito va in curva, la moglie va a farsi una sola piega, Stefania. Certo, eh? Oppure magari mettere un ristorantino dove la moglie con i bambini può andare a pranzare. Ah no, perché per un attimo papà... pensavo, vai al ristorantino la moglie, i bambini sono a giocare, sì, ma il papà no. In curva. Non pensiamo solo alle mogli e ai bambini. Io a Oslo, per esempio, sono andato allo stadio, io arrivavo allo stadio due ore e mezza prima, proprio come mentalità professionale, mi piace sistemarmi nel mio posto, vedere quello che accade, essere sicuro che un collegamento non salti, eccetera, eccetera. Sono entrato nello stadio di Oslo, che era uno stadio bellissimo. Beh, aspetta, cosa hanno detto a Oslo appena hanno visto Salvatore? Due ore e mezza Oslo. Prima. Oslo! E poi appena sono arrivato lì mi hanno detto Oslo! E io mi sono perso in quello stadio lì, sono entrato che la partita... Come ti sei perso? No, nel senso che era talmente bello. Ah, ok. No? Sono entrato nei negozi, facevo shopping, cose del genere. E poi a un certo punto hai sentito un fischio, erano già al quarto d'ora. Esatto, prima, praticamente sì. Praticamente sì. Sì. Allora, devo dire... Ma dillo tu. No, premessa. Premessa. Perché i nostri tecnici NSSM, qualche cosa tipo, sono, non so se si può dire. Cos'è? Non so. Lo puoi dire, suggerisci. SNG, che è un tipo di messaggeria istantanea, sono davvero cazzuti, si può dire. No, hanno grande carisma, è corretto, perché... Tu che sei dietro la telecamera, giocavi nel Troina Calcio ed eri pure bravo, eh? E mi hai segnalato la partita tra Troina e Sicula Leonzio, terminata 1-2, avete perso, ve lo dico, non è questo il problema, ci sono stati bei gol, ve li faccio vedere subito. Gara al vertice, eccellenza girone B, questo è Picuia. Olè. Lo dico, dico tentennando, perché se lo sbaglio poi non torno a casa. Però il Troina, ti dirò di più, come mi ha detto Luigi Vitale, tra l'altro, è la squadra, non so se più multiculturale, ma molto multiculturale del girone B di eccellenza, perché ha circa 3 rumeni, cioè quel di cui è un argentino e tanti altri giocatori di altre nazioni. C'è un bel gol del vero, che è quello della Leonzio, eccolo. Guarda, ti ricorda qualcosa secondo me a te, Luca? Mette questo pallone e oddio! Florenzi, per esempio. Però scusami, Bernardo, può inquadrare Luigi? Allora, Luigi, no, inquadralo per favore. Ino, Luigi, si può fare, facciamo uno strappo alla regola. Allora, noi ti diciamo come questo argentino, e tu con la testa, allora è forte, Picuia? Picuia, vediamo. Allora, vediamo, allora è forte. Picuca? Piuca, è forte o no? Forti, va bene, ok, grazie Bernardo. A posto. Grazie. Poi si paga a fine puntata, esatto, per la pubblicità, grazie. Vabbè. Scusami Gualtiero, però io ti volevo dire che qua invitano anche a parlare di far vincere il mondiale a Valentino Rossi. Oh! Noi possiamo dire, Marquez un po' coinuto è, cioè Valentino Rossi ha le sue colpe, ma noi abbiamo la verità di quella situazione, o meglio quello che accadrà a Valencia, perché lui andrà a Valencia e si è messo d'accordo con l'amico suo, Iannone. Mbare. Purtroppo non ci voleva rare sta virata Marquez, però certo, io si mi si ingutto. Io mi rompevo i buddy, un poco, ora mi vuole la ricoppa e si sta organizzando con tutti gli spagnoli. E quindi io volevo fare un appello a mio compare Iannone. E Mbare, la prossima gara spaccamoci la testa, perché appena vira Lorenzo ci abbiamo i 3 gol. Dottor Rossi, allora proviamo a chiederlo direttamente noi a Iannone. Sì, sì. Iannone, allora come rispondi all'appello di Valentino? Tu Valentino è un pazzo. E che devo fare? Valentino è me pazzozzo, no? Quindi appena vedo io che Lorenzo ci abbiamo Doringoddo. Alla fine squavi più cosa attacco poco, quindi... Ciao Vale, si imbazzo.
Va bene, questi erano quei tipo, sì. Si chiamano. Senti, Salvatore, gliel'ha data questa pedata? No, perché poi alla fine stanno dicendo che insomma tutto sommato così, lui ha fatto la traiettoria un po' lunga, stanno cercando di... Io l'ho seguito in diretta e avevo seguito anche le gare precedenti, se le erano promesse, insomma questa è una cosa che è continuata, al di là del fatto della pedata o meno, mi pare che sia di dubbio gusto quello che è successo. Per me andavano sanzionati entrambi. Stefania. Io ho visto il video e ho notato da parte dello spagnolo, come lo chiamano in quel video, che c'era una certa pressione nei confronti di Valentino e che a sua volta Valentino si sia lasciato andare in una misura preventiva, forse. Ecco, dai, che cosa mi stai facendo vedere? Dai, ma io non è possibile, cos'è sta roba? Siamo entrati in fascia protetta. Ce l'abbiamo già sotto di maggio questa foto. Vabbè, lo diciamo, adesso Lorenzo e Marquez, con Lorenzo che gli dice ben fatto, amore mio. Hai fatto buono, va. Scusami Alessandro, dico... Vogliamo su questa cosa, io ti dico, no! Comunque sono d'accordo con quanto ha detto Gualtiero, come ha introdotto Gualtiero. Va bene, Ilenia, ci fermiamo per la pubblicità, che dici? Ci fermiamo per la pubblicità. Anche perché, attenzione, che ci sono le tifo interviste. Vabbè, sì. A fra poco. Eccoci rientrati, siamo davvero negli ultimi minuti di trasmissione, abbiamo lo spazio per le tifo interviste di Ilenia Sanicola. Prima però non abbiamo ascoltato su Valentino e su Marquez, Claudio Messina, sei appassionato anche di MotoGP, Claudio? No. Benissimo, ecco, non è... no, Formula 1? No, solo no. Palermo. Solo Palermo. Ma com'è nata questa tua passione per il Palermo? Da piccolo, avevo circa 12 anni, c'era Sensi, il presidente, ancora non c'era Zamparini, la prima volta che sono andato allo stadio, in curva, e da lì poi solo Palermo, quindi niente, c'è anche la tuta qua. Presidente Sensi, buon'anima, sembra un po' Maurizio Costanzo, però parlava così. Ci è andato in serie B con un gol di Simone Altobelli a Nocera, io lo ricordo sempre perché insomma se non ci fosse, Salvatore, se non ci fosse stato quel cambio con Sella in panchina, avevamo Sonzogni, eravamo in un baratro, Sansonetti, Torino, Messina, Avellino. Ma la storia dice anche di più, però insomma no. No, quella lasciamola poi così negli annali. E allora le tifo interviste di Ilenia Sanicola, che era allo stadio ovviamente per la sfida contro l'Inter. Prego. Giunti alla settima giornata, andiamo a sentire cosa si aspettano da questi nuovi arrivati i nostri tifosi. Io mi aspetto di più da Enemark, perché è un giocatore che ha dimostrato bene, però deve cercare di confermarsi. Si impegnino, e insomma è un po' dura, sono giovani, vengono da campionati stranieri, quindi ci vuole un po' di tempo per adattarsi. Spero soprattutto in Brugman, che ancora non abbiamo visto in campo, diciamo che dia un po' più di geometria al nostro centrocampo. Speriamo che facciano bene, l'importante è provarli. Soprattutto da Gilardino, che risolva magari almeno con qualche partita e che diciamo dia anche un po' di esperienza in più a questa squadra. Spero che portino dei vantaggi per la squadra. Vasquez, con un lestro che c'ha, alla fin fine è lui il giocatore migliore. Forza Palermo! Che diano forza e soprattutto che sia sempre tutto costante. Aspetto molto da Iliemark. Per me sono dei veramente grandi acquisti, soprattutto Iliemark e Gilardino, sono veramente dei bravi giocatori. Forza Palermo! Sì, ridevamo ancora per la foto di prima di Lorenzo. Stefania, la foto di Lorenzo. Adesso però torniamo seri con Gualtiero. Ah, e allora è fatta. Diciamo. Così. Va bene, parliamo di risultati, perché al 71esimo minuto Bologna-Inter è sullo 0-1. Per ora la sta decidendo Icardi, ha segnato 4 minuti fa. Vai. Per la Serie B già abbiamo i primi finali, anzi la maggior parte sono finali. Avellino-Ascoli 3-0, Cesena-Como 3-1, Crotone-Brescia 1-1, Entella-Livorno 0-0, Lanciano-Salernitana 2-2,
Latina Ternana 1-2, Perugia Cagliari 0-0, questi sono i finali, ce n'è un altro in questo istante, Provercelli 0-1 col Bari, vince il Bari ovviamente, si sta ancora giocando a Modena, Modena Spezia 1-1, siamo al quinto minuto in recupero, si gioca anche a Trapani che ha ridotto le distanze, Trapani 1, Vicenza 2, terzo minuto di recupero. Designazioni arbitrali? Sì, ce le abbiamo, la designazione arbitrale per la gara di domani del Palermo, si può sbagliare mestiere, questo è l'esempio di quest'arbitro, vediamo insieme anche l'audio, bello. Stefania Scordio ha capito esattamente la problematica complessiva dell'arbitro che aveva un po' di lordosi. Benissimo, quindi siamo partiti col massaggio, siamo partiti con così, siamo in chiusura, facciamo dei piedi, siamo partiti sì. Con la proposta di matrimonio nell'ordine, faccio finta di infortunarmi, Salvatore non ci credeva, però insomma noi siamo romantici e ci crede. Poi c'è cioè, i massaggiatori, no, i barellieri. E adesso quest'arbitro qui. Il fosforo. Fosforo, va bene. Allora, io direi intanto di salutare Claudio Messina che vi siete chiesti come mai c'è Claudio Messina, perché ha indovinato addirittura non uno ma ben due risultati consecutivi. Adesso dovrai necessariamente dare il risultato di domani. Prego. Adesso no, ci devo pensare stasera. No, che ci devi pensare? Ma come? Sei venuto in studio per dire il risultato, ci devi pensare. Grazie, grazie a Claudio Messina, alla prossima, continua a scrivere sulla chat live di Contropiede. Grazie al direttore di RetePalermo.it, Alessandro Urbino, per essere grazie stato con voi, noi. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie al volto di Io sono Rosanero, ma anche della redazione del TG Med, Stefania Scordio, ritornerai? Sì, ritornerai. Ma canta pure, Salvatore, ma che succede? Canta. Eh beh, sai, L'ora è tarda. Va bene. Sconvolge un po' la mente. Io resto sul trespolo, ci vediamo domani. Sì, tu rimani fermo. Va bene, allora, perché domani c'è XL, poi ci sarà la febbre del calcio. Sempre giovedì qui. C'è XL, venerdì c'è Contropiede, ci amano tutti i tecnici, questo lo dobbiamo dire, e questo insomma è proprio bello perché noi vogliamo continuare, certo. E staremo qui fino a quando ci sarà un'altra trasmissione anche ancora. Domenica. E se non ce ne sono ce le inventiamo, domenica pure, domenica sì. E anche lunedì e martedì prossimo, un casino. Grazie a Ilenia Sanicola, tifosa rosanero più, chiudiamo con L'aforisma anche questa sera, l'aforisma di Gualtiero. Quando vi dicono che tutti gli uomini, tutti, sono buoni, non ci credete, perché gli uomini creano il male come le api creano il miele. Marquez! Va bene, allora... Che è quello di Valentino Rossi? Lascialo perdere. Va bene, grazie per essere stati con noi. Contropiede ritorna venerdì nel suo appuntamento canonico alle 21.10 su TRM 13, e invece noi ci rivediamo domani con XL 13.45 con Salvatore Geraci e Alessandro Amato, che poi di sera ritroverete anche per la febbre del calcio, soprattutto per Napoli-Palermo. Viva il Palermo e Santa Rosalia. Ciao. E io sono dato 90 milioni per questo. Agghiacciante quello che dicono, però questo non è. A me non mi piace prostituzione intellettuale. Vi amo e viva la RAI! Attaccare! Non sono mollo, ma le mollo. Io anche capisco più Mourinho perché si incazza quando viene qua. Ci giochiamo le mutande! Struth! Fanno le cose regolari, come è la regola! E si va tutta a muro. Freedom.